Domenica in Ascolti TV ieri, 11 settembre 2022, quanto ha fatto la prima puntata di Condotta da Mara Venier? Date Auditele e share con gli Ascolti TV di ieri, 11 settembre, per la programmazione della domenica pomeriggio, quanto ha fatto la prima puntata di Domenica in Condotta da Mara Venier? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Ilary Blasi, la risposta all'intervista di Totti, se parlo rovino 50 famiglie. Ecco cosa voleva dire Ascolti TV ieri pomeriggio, domenica in Quanto ha fatto Mara Venier? Su Rai 1 la prima puntata di Domenica in ha coinvolto 2.188.000 spettatori, pari ad uno share del 17,9%. Le parole di Mara Venier dopo 14 anni a Domenica in Mara Venier. Durante la conferenza stampa dedicata alla nuova edizione di Domenica in, ha commentato così: 14 anni al timone del noto programma di Rai 1, verissimo quando inizia a settembre in TV? Per quanto riguarda la prossima puntata di Verissimo, bisognerà attendere questo fine settimana. Il ritorno di Silvia Toffanin su Canale 5 è previsto per sabato 17 settembre e domenica 18. Le puntate sono entrambe previste in programmazione dalle ore 16.30. Questo doppio appuntamento sarà così preceduto al sabato dalle soap opera e alla domenica dalle puntate di Amici con Maria De Filippi. Amici 2022, quando inizia? Anche per la nuova edizione di Amici si dovrà attendere questo fine settimana. Il ritorno di professori e allievi nel talent di Maria De Filippi è fissato per domenica 18 settembre. La prima registrazione avverrà mercoledì 14 settembre. Per scoprire tutte le anticipazioni e le novità in merito alla nuova stagione, i nuovi allievi e i nuovi professori, clicca qui. Cosa c'è stasera in TV? Lo scontro a colpi di Ascolti TV di stasera, invece, vedrà il film Midway su Canale 5 battersi con la miniserie Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1. Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito agli Ascolti TV di ieri pomeriggio e tutte le curiosità sulla nuova edizione di Domenica in Condotta da Mara Venier. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.